non volevo parlare, non volevo dire niente, solo darvi la mia solidarietà, perché ritengo che abbiamo diritto al lavoro. È un articolo della nostra Costituzione. Dobbiamo adesso cercare di calmarci, di non fare azioni avventate che ci possono solo danneggiare. Noi siamo qua pacificamente per dimostrare che vogliamo lavorare, vogliamo uscire di casa e vogliamo stare in pace. Il popolo italiano è un popolo che ama lavorare, che ama la pace e la tranquillità, ma non vuole essere schiacciato dalla menzogna e dalla falsità. Quindi la nostra parola è Costituzione, rispetto della Costituzione, libertà, e facciamo vedere che ci siamo e non siamo d'accordo con certe scelte. Posso dire una battuta? Un comico ci ha distrutto, un comico ci salverà. Poi volevo dire un'altra cosa, che dicevo in un mio spettacolo nel 2007, si chiamava È permesso. Mi dicono: ma tu sei di sinistra, sei di destra? No, io non sono di sinistra, non sono neanche di destra. Dice: ma allora di che sei, di centro? No, che c'è rimasto, sopra e sotto. Allora sopra ci stanno loro, i padroni dell'umanità, quell'1% che ci vuole distruggere. Sotto ci siamo noi, destra, sinistra, centro. L'avete capita che è una vecchia distinzione dell'Ottocento che ci divide? Siamo tutti uniti, da sinistra a destra. Bravo. Siamo sotto, il popolo che sta sotto, e il popolo che sta sotto non accetta queste limitazioni. Bravo.